problemi sono molteplici. Noi avremo i prossimi mesi in cui i comuni, le città metropolitane, le regioni non potranno garantire il riscaldamento nelle scuole, non potranno garantire il trasporto pubblico locale, non potranno garantire l'abolizione di Equitalia, non possono garantire i servizi essenziali a chi è meno fortunato e chi questo governo lascia indietro. Per noi è inaccettabile. Dopo la giornata di oggi tramonta ogni speranza che i comuni possano tornare a fornire servizi essenziali ai cittadini. Avete creato una voragine talmente grande tra questo palazzo e noi che stiamo fuori da qua, che non vi rendete conto del dramma che state creando. Oggi parliamo di quelle istituzioni che voi per Costituzione dovreste tutelare. Questo governo si è insediato con in capo il sindaco d'Italia, ma invece di tutelare gli altri sindaci e tutti i cittadini italiani, li ha fregati tutti. In 8 anni avete tolto ai cittadini 40 miliardi di servizi. Quando un cittadino vede nella sua città che va tutto male, la bolletta della luce aumenta, il tram non passa, non capisce come fare a pagare le tasse, il riscaldamento della scuola del figlio a settembre non parte, non sa dove sbattere la testa. E voi cosa rispondete? Voi usate i comuni come bancomat, ritirate voti e dopo ritirate le promesse che fate. Non c'è un progetto a lungo termine, non c'è una visione di quello che volete fare. Pensare che i nostri figli cresceranno nel mondo che sta disegnando voi qui ora, personalmente fa un po' paura. Questa mattina siamo qua di fronte a Montecitorio e incontriamo Daniele Todisco con la moglie per un fatto che secondo noi è straordinario. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un cittadino ha avuto un'idea, l'ha scritta dove? Sul portale Rousseau, è stata votata da decine di migliaia di iscritti al Movimento 5 Stelle e per la prima volta la sta portando in Parlamento con la tutor, la portavoce Fabiana Dadone, che insieme al proponente, assieme a Daniele, la trasformerà in legge. Innanzitutto diamo un benvenuto e ti ringraziamo infinitamente, prima di tutto perché ci stai togliendo una grossa responsabilità, ecco. Perché per noi è fondamentale condividere anche lo scrivere le leggi con tutti quelli che sono iscritti, perché è la vera e propria essenza del Movimento 5 Stelle. La sensazione che ho è di essere molto partecipe. La prima sensazione che ho avuto appena ho letto quello che era successo, che la mia legge era stata votata, ma in realtà mi sentivo partecipe già soltanto sul fatto. Gli ultimi eventi europei impongono a tutti i cittadini una profonda riflessione a proposito della politica estera italiana. Il governo è totalmente in preda agli eventi, elargisce solidarietà a destra e a manca, ma non agisce in alcun modo, anche perché tirato per la giacchetta da una parte e dall'altra. Nicchia, non prende posizione, si accoda alle grandi cordate e non si guarda mai dentro. Il Parlamento deve fare quello che il governo non ha il coraggio di fare, discutere di un cambio reale nella nostra politica estera. E in seguito a un dibattito nel merito, sentite tutte le parti votare per vincolare il governo ad agire con determinazione e a non stare immobile mentre tutto intorno a noi, una terza guerra mondiale a pezzetti, prende sempre più piede. Per questo, oggi abbiamo inviato ai presidenti di Camera e Senato una richiesta per indire questo dibattito. Noi non vogliamo che il ministro Pinotti e il ministro Gentiloni vengano ancora qui a raccontarci la loro ricetta che ha già fallito. Vogliamo che il Parlamento dia la sua ricetta al governo, perché fino a prova contraria questa è una democrazia parlamentare. E allora io credo che dire che si rinvia la discussione sul terrorismo a settembre, perché il calendario è pieno, quando il giovedì alle 4 ce ne stiamo andando a casa, sia assolutamente ridicolo. Grazie. E ogni anno in questo periodo riecco la farsa del bilancio del Senato. Uso il termine farsa non per ragioni di preconcetta ostilità politica, ma perché è il sostantivo più appropriato per descrivere un bilancio che dovrebbe rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria del Senato. Noi abbiamo fatto delle proposte pregnanti, proprio quelle del Movimento 5 Stelle, che ci sono state per l'ennesima volta clamorosamente bocciate dal Partito Democratico insieme a Forza Italia e ad ALA. Cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che venisse dimezzata l'indennità per i parlamentari. Abbiamo chiesto inoltre che la diaria venisse corrisposta secondo le effettive presenze. Noi abbiamo dei personaggi tipo Ghedini che continua a vedersi rimpinguato il conto corrente dai soldi dei cittadini pur non venendo mai qui nell'aula del Senato a lavorare. Abbiamo chiesto anche, come facciamo noi del resto, di rinunciare all'assegno di fine mandato e di abolire i vitalizi per gli ex senatori. Il Partito Democratico e Forza Italia, quando si tratta di bastonare i cittadini, trovano sempre l'accordo. Ricordiamo sicuramente la legge Fornero con cui hanno punito i lavoratori italiani e vediamo anche che abbiamo il reddito di cittadinanza che giace in commissione da oltre un anno e mezzo. Quando invece si tratta di salvaguardare i propri privilegi, i propri conti correnti, l'accordo si trova subito.
Questo è il quarto anno che ci troviamo in quest'Aula a votare il bilancio della Camera dei Deputati ed anche quest'anno avete deciso di non tagliare gli stipendi dei parlamentari, di non tagliare i vitalizi, di non tagliare le auto blu, di non tagliare i doppi stipendi, di non tagliare le spese inutili. In Europa oggi ci sono circa 123 milioni di poveri. In Italia un cittadino su quattro non ha i mezzi sufficienti per vivere dignitosamente. Al Parlamento europeo un nostro rapporto del Movimento 5 Stelle ha chiesto con insistenza il reddito di cittadinanza. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea, attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, dice chiaramente all'Italia di adottare uno schema di assistenza sociale basato sull'inclusione attiva. Ci dà ragione quando chiediamo il reddito di cittadinanza, ma soprattutto dà ragione all'articolo 1 della nostra Costituzione che recita che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Oggi il governo Renzi ci dice che il reddito di cittadinanza non è una misura realizzabile. Noi, oltre tutti gli ostacoli che si frapporranno a noi, saremo in grado di realizzare questa proposta, la nostra proposta, attraverso tutele sociali da una parte e politiche del lavoro efficaci che creino posti di lavoro e investendo in ricerca, in sviluppo e in quei settori occupazionali che oggi generano lavoro, l'economia verde, l'economia sociale. Il mio collega ha detto che è intollerabile che nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in campagna elettorale. Noi tutti sappiamo che probabilmente quel tal Giannitto, pluripregiudicato, che stava sullo stesso balcone con un candidato sindaco del PD, probabilmente non c'erano profili di illegalità, ma sta proprio qui il punto, perché non è importante cos'è legale. Noi dobbiamo essere garanti di una moralità, dobbiamo avere una nostra etica che va oltre la legalità. E questo vale sempre. Allora, quello che avreste dovuto fare voi è semplicemente telefonare alla sindaca e dire: ma su quel balcone ci stava Giannitto o non ci stava? Perché è vero che esistono in Italia, come in tutto il mondo, delle cose legali, ma la nostra moralità ci impone di andare oltre quello che è legale e dare l'esempio per primi. Noi spingeremo fino all'ultimo giorno di questa legislatura per una no tax area universitaria che cancelli le tasse agli studenti che oggi rinunciano all'università perché la famiglia non può permettersene il costo. Sono state bocciate tutte le proposte già in Commissione Cultura. Vogliamo che dall'anno accademico prossimo gli universitari italiani possano finalmente avere quello che c'è in quasi tutti i paesi europei, ovvero una fascia di esenzione alta, quantomeno per le fasce medio-basse, di esenzione dalle tasse, dalla tassazione universitaria. Uno degli emendamenti che avevamo proposto era la vostra proposta di legge, la proposta Ghizzoni, la 2386, la proposta che avete fatto voi. L'avete fatta perché era consistente o solo perché dovevate dire: ce l'abbiamo pure noi come al Movimento 5 Stelle la proposta, quindi ci sta? Avete votato contro voi stessi. Questa è schizofrenia politica. Se a mezzanotte del 21 luglio 2001 alcuni poliziotti irrompevano nella scuola Diaz e compivano un vero e proprio massacro nei confronti di cittadini inermi che in quella scuola cercavano solo un po' di riposo dopo le lunghe ore di manifestazioni in occasione del G8 di Genova. A 15 anni di distanza da quella che è considerata la più grave sospensione dei diritti umani in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo qui a ricordare quei fatti terribili e a chiederci come sia stato possibile che nessuno di quei carnefici abbia scontato anche un solo giorno di carcere per i gravi reati commessi. Anzi, molti di loro hanno fatto pure carriera. Pensiamo sia doveroso ricordare questa tragedia per rispetto di tutte quelle vittime che, oltre a subire quelle torture, non hanno avuto giustizia, e vogliamo farlo anche per tutti quei poliziotti onesti per cui quei fatti rappresentano un'onta incancellabile e che siamo convinti sono la stragrande maggioranza all'interno del corpo. Il mio appello finale va al Senato, dove in questi giorni si è arenata la legge sul reato di tortura, la cui approvazione rappresenterebbe un forte deterrente affinché fatti di tale gravità non accadano mai più.
non potranno garantire l'abolizione di Equitalia, non possono garantire i servizi essenziali a chi è meno fortunato e chi questo governo lascia indietro. Per noi è inaccettabile. Dopo la giornata di oggi tramonta ogni speranza che i comuni possano tornare a fornire.